Oggi ci troviamo in una frazione di Fiorano Modenese e quello che vedete alle mie spalle è un terreno agricolo che presto potrebbe venire cementificato. Parliamo di 60.000 metri quadri che verrebbero sottratti al verde. Qui con me c'è il nostro consigliere portavoce 5 Stelle di Fiorano che ci racconterà che cosa presto potrebbe succedere. Ciao a tutti, siamo qui oggi per parlarvi di quella che è certamente un interesse privato e forse ci sarà un interesse pubblico secondo quello che dice il nostro sindaco. Perché dico questo? Perché su quest'area verde che vedete alle mie spalle si costruiranno quello che si ritiene, quello che dicono essere un interesse pubblico di scuole e strutture annesse. Cosa che invece abbiamo smentito con dei progetti alternativi che ci dicono che invece si può già si può costruire, fare tutto questo a costo assolutamente zero. Ci domandiamo, sindaco, ma perché lei vuole insistere su questa cosa quando ha avuto diversi pareri contrari della sovrintendenza, quando Italia Nostra dice che questo non è un progetto da fare, quando Lega Ambiente dice che queste non sono cose da fare? Sono venuti dei urbanisti di fama nazionale come quelli del Politecnico di Milano, è venuto un urbanista importante di Modena Carappellese, è venuta Italia Nostra a spiegarci sui danni che producono queste cose, lei non si è fatto vedere. Perché sindaco insiste su questo progetto? Sindaco, ci dica che interessi ci sono sotto. Chi dovete accontentare? Lei è il primo cittadino e gli unici interessi che deve tutelare sono quelli pubblici e non quelli privati.